Ed eccoci a Seven Sound. La puntata di oggi è un po' particolare perché faremo un po' di asfalto, un po' di strada poderale, andiamo a fare il Rue d'Arlan che ci porta a Brusson per poi fare il Col di Joux, attraversare fino al Col Cicor e ritornare a Seven Sound. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Nebike. Stiamo già, come potete vedere, attraversando il centro di Saint-Vincent per iniziare la nostra salita. Arrivati al primo bivio, salendo dal Col Cicor, dopo un chilometro circa troviamo il villaggio di Feuilly, dove passa la via francigena. Da qua si va a Verres, Montjovet e si esce dalla valle per arrivare a Roma. Dove andate? A Roma. Ah. Che dici? Possiamo fargela? Sì. Non lo so. Forse sì, forse no. Vediamo. Male che vada, torniamo a casa. No, non no, torniamo da a casa. Da dove siete partiti? Monza. No, da Aosta. Da Aosta. Allora siete ancora freschi. Sì. Volevamo partire dalla Francia. Da Canterbury, ma quest'anno col Covid è impossibile. Sul traghetti non accettano i passeggeri a piedi. Quindi è venuto a rinunciare. Volevamo partire da Calais, andare in aereo fino a Bruxelles, poi andare a Calais in bus. Hanno annullato i bus che da Bruxelles vanno a Calais. Adesso attraversate la Val d'Aosta, questo tempo qua, in questo paradiso. Bellissimo. Adesso bellissimo. Vedrete tutte delle vigne, una più bella dell'altra. Poi le abbiamo viste da Aosta a Châtillon. Sì, bellissimo. Allora, sempre salendo verso il Col Cicor, troviamo il bivio del Rue d'Arlan, una strada poderale di più o meno 11 km che ci porta fino a Brusson. Il Rue d'Arlan perché è chiamato Rue d'Arlan? Perché per portare l'acqua a Saint-Vincent partiva dalla diga di Brusson e veniva fino qua. I nostri vecchi avevano fatto il famoso Rue che portava l'acqua a Saint-Vincent perché erano senza acqua. Se pensi che 11 chilometri per portare l'acqua a Saint-Vincent hanno fatto un lavorone. Da quando saremo alla diga, sai quanta acqua porta questo rio qua quando è pieno fino qua? Oltre che a pedalare, bisogna anche rifocillarsi un po', Non c'è neanche bisogno di fermarsi e tirar fuori il panino. Guarda qua, frutta di giornata. Thank you.
Allora si è arrivato al mulino d'Arla, ovviamente il Rue d'Arla che parte da Brisson passa al Col d'Arla, passava nel mulino che qua vediamo e continuava per arrivare a Saint-Vincent. Qua vediamo il cartello del Jeudi Tsar, i giochi tradizionali valdostani, e qua sopra sono stati fatti due enormi campi dove tutte le squadre della Bassa Valle vengono a giocare. Montjovet, Chalam, Brisson, sono tutti qua. Ed eccoci al Col d'Arla. Dopo aver attraversato tutta la strada poderale abbiamo raggiunto la strada del bivio di cui vi parlavo prima, asfaltata, che sale da Montjovet. Da qua adesso proseguiamo il nostro giro verso Brisson e il Col di Giù, o se no, se uno non è tanto in forma, può anche scendere Chalain, Verres e ritorna a Saint-Vincent. Anche quest'oggi non ci possiamo lamentare del panorama che abbiamo intorno. Una giornata bellissima. Man mano che saliamo il Rue si ingrandisce perché parte da Brisson con tantissima acqua e poi ci sono le diramazioni per i vari villaggetti fino ad arrivare a Saint-Vincent. E di qua abbiamo attraversato foreste di un po' tutti i tipi di piante, castagni, faggi, di tutto, c'è di tutto, e dopo finiremo il giro in mezzo ai pini. Fa strano da partire da Saint-Vincent a 500 metri, 600 sul livello dal mare e andare a finire al Col di Giù a 1500 metri. E la natura segue. Adesso abbiamo ancora tutte piante che in altitudine non vivrebbero, per finire in mezzo ai pini. Guarda cosa si inventavano i nostri vecchi. Attraversavano il Rue d'Arla con un tronco fatto a mo' di fionda, a V, per riempire due fontane. Bellissimo. Ecco qua un bel pastore maremano che custodisce le pecore, perché se no
se fossero da sole in un posto così, i lupi se le mangiano vive. Dalla fontana di una volta a una fontana moderna del 2007, pur sempre mantenendo i due assi dove si battevano i panni per lavarli e il portasapone. Dal Col d'Arlà arriviamo al primo villaggio che si chiama Eria, giriamo subito a sinistra e possiamo andare direttamente al Col Sicore. È una salita un po' dura, però con la bici elettrica non è un problema. O se no continuiamo per andare verso Brisson. Qua c'è il doppio dell'acqua, più del doppio dell'acqua di quando siamo partiti. Il noce, il castano e il pino. Guarda qua, abbiamo appena visto il noce, guarda che castagno e guarda che pino. Avvicinandoci a Brisson c'è tutto un percorso natura con gli attrezzi da poter fare quello che uno vuole, anelli, scala, tutto quello che uno vuole. E qua c'è un bellissimo campeggio e di laggiù c'è perfino la bandiera svedese, la bandiera americana. Qua incomincia la storia del famoso Rue d'Arlà. Questa è la presa dove caricano il ruscello e va a finire a Saint-Vincent. E la nostra gita continua in quel di Brisson e Col d'Ijoux. Appena prima del centro abitato di Brisson, notiamo sulla sinistra delle sculture in legno meravigliose e decidiamo quindi di fare visita a questo nostro amico.
Ed eccoci qua, attraversato il comune di Brisson, il primo bivio a sinistra è per il Col di Giù. Adesso incominciamo la salita del Col di Giù. Cosa c'è di bello in Val d'Aosta è che le fontane non mancano mai. Quest'acqua qua è l'acqua che arriva dal Rue Courtou, che parte in cima alla valle di Champollion, la Saint-Jacques, e finisce qua, 25 chilometri. Qua si può fare di tutto un po'. Consiglierei una gita, beh, non oggi perché è già un po' partendo da Saint-Vincent. Si viene in macchina al Col di Giù, si prende a destra verso il Rue Courtou. Qua c'è tutta una serie di gallerie rifatte, tutta strada poderale. Poi purtroppo bisogna spingere la bici 5, 6, 7 minuti in salita e poi si riprende il Rue Courtou. Sono 25 km tutto in piano, per arrivare alle sorgenti a 2080 metri. Troviamo al Col di Giù, qua abbiamo due opzioni per finire il nostro giro: o andiamo dritti e andiamo a finire a Saint-Vincent direttamente, o se no c'è una bella poderale traversale e andiamo al Col Secore e poi scenderemo dopo a Saint-Vincent. Ma quanto è bella la nostra valle! Siamo in fondo valle e qua c'è il cartello Gran Balconata del Cervino, si vede il Monte Bianco. Guarda che spettacolo! Il giro di oggi è semplice, lo possono fare tutti, lungo ma non duro, bellissimo. Ebbene sì, siamo arrivati anche al Col Secore. Veramente caratteristico il giro di oggi. Mi sono divertito molto.
ci rimane veramente che iniziare la discesa verso Saint-Vincent. Che dire, siamo partiti da Saint-Vincent Centro, abbiamo fatto veramente un bel giro, abbiamo visto di tutto e gran finale arriviamo alle terme di Saint-Vincent. Mi piacerebbe proprio andare nelle bollicine un attimino adesso.